Buongiorno, buongiorno e bentornati a Il Sogno nel Cuore su Radio CRC. Io sono Luca Cerchione e come sempre al mio fianco Floriana Messina. Buongiorno Luca, buongiorno a tutti, buongiorno Chiocciolini, eh. Buongiorno a tutti i nostri amici Chiocciolini, a tutti i tifosi del Napoli. Quando il Napoli vince è sempre un bel lunedì. Mandiamo un forte abbraccio, un saluto al nostro compagno di avventure Diego Armando Maradona. E noi iniziamo con la sigla. Eccoci finalmente ritornati al Sogno nel Cuore su Radio CRC. Vi ricordo che per interagire con noi potete messaggiare al nostro numero di WhatsApp 338 22 22 777, oppure chiamare allo 081 571 1969. Sei contento per la vittoria del Napoli? Vorrei rispondere come quel famoso bambino di Caserta al sei contento di questo show, però comunque sì, in sostanza sono molto molto contento. Ne parliamo, Floriana, con il nostro primo ospite, sì, di giornata, un grande ospite, ci possiamo vantare oggi di avere ai nostri microfoni il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani. Buongiorno presidente. Buongiorno a voi. Come sta? Tutto bene, eh. Che di questi tempi è la cosa più importante, presidente. Nonostante il periodo. Esatto. Esatto. Floriana. Presidente, buongiorno. Buongiorno. Quanto sta incidendo sui conti delle squadre di Serie B il protocollo Covid? Ma non è solo il protocollo Covid, forse solo quello sarebbe il minimo. Il problema dei bilanci delle società in generale, adesso io parlo della B perché è quello che ci interessa, incide parecchio per la chiusura degli stadi, che incide molto per la mancanza degli sponsor, che chiaramente in un momento come questo credo che l'ultimo loro pensiero sia quello di sponsorizzare una squadra di calcio, e quindi questo ci appesantisce molto i bilanci. Certo. Beh, sicuramente, presidente, purtroppo lei è un imprenditore e può capire anche me che il mio primo lavoro è l'imprenditoria, il giornalismo lo faccio per passione. Ci troviamo ad affrontare una situazione gravissima. Lei ha rilevato il Pescara insieme a una cordata, se non vado errato, nel lontano 2009, giusto? Sì, sì. Quindi in sostanza lei ha visto crescere anche gente del calibro di Ciro Immobile, di Lorenzo Insigne, Berratti. Per fortuna tanti. Per fortuna tanti. Quando ha avuto Insigne in prestito, si aspettava che sarebbe diventato poi il leader di uno dei club più importanti della Serie A, quale è oggi il Napoli? Ma io credo che Lorenzo, quell'anno che fece a Pescara, per lui è stato secondo me fondamentale, perché lì è cresciuto tantissimo. Non ci dimentichiamo che l'anno prima aveva fatto sì bene a Foggia, l'anno precedente a Cava di Tirreni era stato quasi scaricato a Cava di Tirreni a giocare, quindi purtroppo i ragazzi alle volte vanno un po' aspettati, ma Insigne è un talento puro, quindi non mi meraviglia il fatto che sia oggi leader della squadra della sua città, che è ancora di più difficile, perché voi sapete bene che purtroppo nessuno è profeta in patria. È vero. È vero. Lorenzo ci sta riuscendo anche molto bene, quindi gli faccio i complimenti, perché sta dimostrando, oltre che di essere un bravo giocatore, di avere anche un grande carattere, una grande personalità, perché una piazza come Napoli sicuramente non è facile da gestire. Infatti, presidente, quello che a cui mi riferivo io era il fatto che comunque le doti tecniche del ragazzo si vedevano fin da bambino, che giocava con i più adulti, faceva già la differenza. Quello che da tifoso del Napoli, oltre che da giornalista, noto negli ultimi anni e ogni anno sempre di più, è questa sua spiccata oramai capacità di essere leader in campo di un gruppo. Questa è una dote, secondo lei, innata nel ragazzo, visto che lei lo conosce da ragazzino, oppure l'ha dovuta apprendere strada facendo nel percorso della sua carriera? Ma lui è stato sempre scaltro. Quando è venuto a Pescara ricordo tante situazioni nelle quali si vedeva che aveva una marcia in più degli altri, anche dal punto di vista della scaltrezza, dell'intelligenza fuori dal campo. Quindi è un ragazzo che si è sempre fatto volere bene, si muoveva benissimo anche fuori dal campo, per cui quando tu hai queste doti è evidente che ti rimane più semplice poi ottenere anche dei risultati, perché purtroppo quando si parla di leader, alle volte qualcuno pensa che uno gli mette la fascia da leader e diventa leader. No, il leader o ci sei nato o non ci diventi, fai fatica a diventarci, che è un po' quello che manca oggi in generale nella vita, non solo nello sport. È difficile trovare gente che abbia la capacità di trascinarsi
con i comportamenti, con quello che fai, con la personalità, altre persone dietro. Cioè, se guardiamo, adesso stiamo parlando di Insigne, ma se guardiamo Ibrahimovic nel Milan, per restare al calcio, ci rendiamo conto come veramente una persona che oggi è un grande campione, ci mancherebbe, che però ha l'età che ha, riesce a trascinare un intero gruppo, proprio perché è leader dentro. È vero. No, lì non c'è bisogno di fascia, vi assicuro. È vero, lo riconoscono gli stessi compagni. È vero. Assolutamente sì. Presidente, qual è il suo pensiero in merito alla querela Juve-Napoli? Ma guardate, il mio pensiero è che purtroppo in questo momento credo ci dovrebbero essere, ci sono delle regole, però ci dovrebbero essere delle regole chiare per tutti, senza lasciare la possibilità a nessuno di interpretarle. Si fa questo, punto e basta, perché purtroppo in una situazione come questa, se ognuno si mette a ragionare a seconda di quello che può convenirgli, è chiaro che si fa fatica. Io sono sempre per il discorso di dire mettiamoci sempre d'accordo il più possibile, perché questa situazione non l'ha creata nessuno e non l'ha voluta nessuno, quindi il buon senso, secondo me, dovrebbe sempre farlo da padrone. Però purtroppo ci dobbiamo anche fare i conti con le regole che ci sono, e quindi ognuno poi cerca di farle valere quando si trova nella condizione di poterlo fare. Per cui, che vi devo dire, cioè, ripeto, per quanto mi riguarda ci sarebbe bisogno di buon senso, però chiaramente sappiamo bene che se lasciamo il buon senso, che non tutti poi hanno solo il buon senso, magari c'è tanta gente che cerca di fare anche il furbo, e in queste situazioni se non si rispettano le regole, magari si rischia che un campionato come quello nostro finisca più, o magari non si riesca a finire, perché pensate a tutti quelli che oggi hanno i problemi, se lasciamo a libero arbitrio la disponibilità di decidere che fare, facciamo una confusione enorme. Questo però, è giusto. Io in linea di principio sono per il buon senso sempre. Certo, questo è giusto, quello che dice lei è giustissimo, Presidente, assolutamente non ci sentiamo di contraddirla. Piuttosto volevo capire la questione ASL, siccome anche lei in rosa alcuni nazionali, l'ASL di Empoli, al pari di quella di Firenze e di Roma, le ha mandato qualche comunicazione per evitare che i ragazzi lasciassero la squadra per andare in nazionale? Se volete sapere il mio pensiero su questo argomento, io credo che in un momento come questo, nel quale addirittura si sta paventando di nuovo la situazione di lockdown completo, credo che abbiamo fermato i campionati giovanili, abbiamo fermato tutto. Io credo che non me ne voglia nessuno, e si fa il lavoro delle nazionali, però credo che tranne le competizioni ufficiali, così come si sta facendo nei massimi campionati, credo che oggi mettersi a fare degli stage piuttosto che degli amichevoli, dove questi ragazzi devono girare l'Europa o anche l'Italia stessa, ed uscire da quelle mini bolle che ognuno di noi ha fatto nella propria squadra, credo che sia un pericolo. Quindi se si potessero eliminare, fermo restando il rispetto per il lavoro di tutti, però non sarebbe sicuramente male. Sicuramente, Presidente, purtroppo questa è una situazione molto grave già da affrontare dal punto di vista sociale, come sottolinea lei, figuriamoci. Io credo che non dobbiamo arrivare, ecco perché dicevo prima il buon senso, non dobbiamo arrivare a che poi ci succedano delle situazioni come quella che sta succedendo in questi giorni. Cioè, deve arrivare la ASL per dire che nessuno si può muovere. A questo punto voi immaginate che cosa potrebbe succedere in termini di polemiche se i ragazzi che invece si sono potuti muovere dovessero tornare e risultare positivi al Covid. Ci sarebbero squadre danneggiate e squadre che invece hanno giocatori a disposizione, e questo non mi sembra assolutamente giusto. È verissimo, Presidente, è verissimo quello che dice. Floriana. Presidente, io cambio tema. È vero che il Napoli è stato molto vicino ad acquistare Verratti? Sì, ma non è un segreto. Io l'ho sempre detto, rinnovo i complimenti al mio amico De Laurentiis, che è stato l'unico a crederci veramente, a fare un'offerta seria, e poi purtroppo in quel momento ci fu, mi ricordo bene che
non so dettato da chi, ma il giocatore fece una dichiarazione all'indomani del mio incontro con De Laurentiis sui giornali, dicendo che lui era nato con la maglia della Juventus. Si scatenò un po' di ferie a Napoli, se vi ricordate. Sì, sì, è vero. Quindi tutto questo poi saltò, però per quanto mi riguarda l'unico veramente che fece un'offerta seria fu Aurelio De Laurentiis. Beh, De Laurentiis non è mai fatto mistero di ciò, però accusava anche l'ex allenatore del Napoli, Mazzarri, di non aver voluto Verratti perché non lo riteneva utile al progetto. Questa è una cosa che ha dello scandalo questo, secondo me, da amante del calcio, perché però, poi l'ha dimostrato, guardate, Verratti. Sì, però guardate, purtroppo nel calcio queste cose succedono. Io non me la sento di dare le colpe all'allenatore dell'epoca, perché ognuno vede il calcio nel modo suo, e magari in quel momento Mister Mazzarri magari pensava questo. Stiamo parlando di un allenatore che io stimo molto, perché secondo me è un allenatore forte, e mi meraviglio che sia fuori dal giro in questo momento. Però ci può stare che magari uno abbia un suo pensiero, e per carità, rispettabilissimo. Sai quanti allenatori hanno sbagliato giocatori o hanno dato giudizi affrettati su giocatori. Ci può stare. Vabbè, l'errore è dietro l'angolo per tutti, Presidente. Se uno non sbagliasse avremmo tutti quanti 25 campioni. È vero. Ricordiamo ai nostri radioascoltatori che ci seguono solo sul 100.5 in FM e non sul 620 del Digitale Terrestre che siamo al telefono con il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani. Il nostro presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, è un grande amico di Aurelio De Laurentiis, il presidente del Napoli. A tal proposito, presidente, ma ha parlato con De Laurentiis di quali sono i veri obiettivi stagionali di questo Napoli? No, non ci siamo sentiti. Io sono andato a trovarlo a Castel di Sangro, però non l'ho trovato quel giorno. Ho parlato un po' sia con il mister che con Cristiano Giuntoli, ma io credo che loro hanno costruito una signora squadra, perché Napoli era già una bella compagine e hanno messo dentro dei pezzi importanti. Inoltre, a mio avviso, hanno un valore aggiunto che è l'allenatore, perché credo che sia una delle sorprese per chi non lo conosceva. L'allenatore è uno di quelli che ti tira fuori tutto quello che c'è e forse qualcosa in più. Io lo cercai quando era lui e poi andò al Pisa, non se ne fece nulla, parlai con un agente per cercare di portarlo a Pescara, perché a me piacciono quegli allenatori così, quelle persone che hanno quel carattere, che vogliono tanto, chiedono tanto alla squadra, però poi sono in grado anche di far vedere che il lavoro paga sempre. E credo che il Napoli abbia, rispetto a qualche altro, abbia questo vantaggio che è anche dato dall'allenatore. È vero, presidente. Rino Gattuso, si può dire che in sostanza incarni la famosa canzone di Luciano Ligabue, Una vita da mediano, anni di fatica e colpi e casomai vinci anche i mondiali. Rino anche in panchina ha dimostrato di essere un combattente, ma anche un esperto di calcio che ne capisce, non è solo uno che urla contro i suoi, ma fino alla settimana scorsa. Non volevo dire questo. No, assolutamente, mi sono accodato al suo discorso. No, assolutamente non avevo frainteso, e anzi, ho capito benissimo i suoi complimenti a Rino Gattuso e volevo estendere anche i nostri, perché spesso, mister, mi corregga se sbaglio, presidente, mi corregga se sbaglio, è facile dire Gattuso grintoso, eccetera, eccetera, ma non ci dimentichiamo che il 20% di gol e assist del Napoli vengono dalla panchina, vuol dire che Gattuso sa leggere anche le partite in corsa. Per me Gattuso è un allenatore completo. È un allenatore bravo ed è un motivatore, credo, eccezionale, perché è uno che si fa seguire. Quindi, ritorniamo al discorso di prima, il leader è il leader, e lui lo è stato in campo e lo è anche in panchina. Credo che quindi lui possa essere veramente il valore aggiunto di questa squadra, che per me è una squadra forte. Possiamo puntare allo scudetto, presidente? Ma se ci puntano gli altri, perché non vedo per quale motivo non dovrebbe farlo il Napoli. Oggi la classifica dice che c'è un grande equilibrio in Serie A, ma forse negli ultimi anni non c'è mai stato questo equilibrio qui. Ci sono squadre che magari non ti aspetti, che sono nelle prime posizioni, e ci sono squadre che invece problemino ce l'hanno, avendo cambiato, avendo cambiato il giocatore. Mi riferisco per esempio alla Juventus, che credo che negli ultimi anni
abbia scritto la storia del campionato italiano, per cui bisogna anche essere bravi ad approfittare di certi momenti. Quindi credo che quest'anno il campionato italiano sia ancora più bello, perché ogni domenica in Serie A vedi, assisti a risultati che non ti aspetti. È vero. E questo rende più bello la competizione. È vero. Presidente Daniele Sebastiani, noi la ringraziamo infinitamente per essere stato ai nostri microfoni. Grazie a voi. Le auguriamo un grande campionato con il suo Pescara. A presto. Grazie, grazie presidente. Grazie. La domenica abbiamo mangiucchiato, mi hai raccontato ieri. Bravo, sei stata bravo, a Ercolano, bravo, in provincia di Napoli, a mangiare. Bravo, a Napoli bravo, si bravo, mangia sempre. È vero. Allora, l'Ordine Nazionale dei Medici ha chiesto che venga imposto il lockdown nazionale. È vero, questa è una notizia che è arrivata ieri in merito anche alle convocazioni dei calciatori in nazionale. Nel mentre che a Sky si disquisiva riguardo il fatto che alcune ASL avessero bloccato le partenze dei nazionali, sì, dei calciatori di alcune squadre di Serie A per le trasferte delle nazionali, è arrivata anche la richiesta. Io credo questo, Luca, che le nazionali dovrebbero essere sospese almeno per il momento. Beh, lo diceva anche il presidente Sebastiani, sì, prima. Io mi trovo molto d'accordo con lui. Se non dobbiamo fare delle partite di qualificazioni, eccetera, eccetera, credo che la scelta più opportuna sia quella di lasciare i ragazzi a casa a riposare. Vai Flo. Allora, vai. Le ASL di Firenze e Roma hanno bloccato le partenze dei nazionali di Fiorentina, Roma e Lazio. Sì, sì, è verissimo, è verissimo. E in ultimo arriva una dichiarazione di Gianni Nanni, che è l'abbiamo avuto ai nostri microfoni due settimane fa. È vero. È il presidente dei medici delle squadre di Serie A, oltre che essere il medico sociale del Bologna, sì, che ha appena dichiarato che se l'ASL gli dicesse di non far partire i calciatori del Bologna per le trasferte delle nazionali, lui non li farebbe partire. Questo, Floriana, secondo me, nella giornata in cui il Napoli deve andare a discutere l'appello per la sentenza del caso di Napoli, potrebbe essere un punto a nostro favore questo. Beh, assolutamente sì, assolutamente sì. Anche se ricordiamo che nel 99% dei casi oggi verrà confermata la sconfitta a tavolino, per il semplice motivo che il giudice sportivo parla di giustizia sportiva. Per quanto concerne invece la giustizia ordinaria, che verrà dopo il terzo grado di giudizio, e quella stiamo aspettando, mediante il TAR, eccetera, eccetera, dovrebbe essere ribaltata questa sentenza. Però si è aperta questa piccola finestrella, questo piccolissimo spiraglio, sì, di possibilità che la querela vada chiusa già oggi, proprio grazie a quello che è successo nelle ultime ore, sì, con l'ingerenza delle ASL sulle partenze dei calciatori delle nazionali. Beh, ci rientrati in studio a Il Sogno nel Cuore su Radio CRC, al mio fianco Floriana Messina, io sono Luca Cerchione. E Floriana, fino adesso abbiamo parlato pochissimo della vittoria di ieri del Napoli. Ti è piaciuto il Napoli innanzitutto? Ma non direi che mi è piaciuto proprio al 100%, c'è sempre qualcosa da rivedere. L'importante è che abbiamo portato a casa il punto. I tre punti. Cioè, nel senso, la vittoria, intendo. Grazie soprattutto a un miracolo di Ospina nel finale su Orsolini. Esatto. Ospina è lì, cioè ragazzi, Lozano è sempre lì. Lozano ha fatto una partita pazzesca. È vero, Lozano a volte abbiamo devo detto... Devo dare merito di questo. A volte abbiamo detto che forse Koulibaly è stato il migliore acquisto del Napoli, forse lo è stato Bakayoko, però ragazzi non dimentichiamo che Rino Gattuso ha recuperato un certo Chucky Lozano, che è vero, era stato pagato 42 milioni. Lavoro, ha fatto un grande lavoro sopra. È vero. È vero. Perché finalmente è uscito fuori, cosa che con Ancelotti non abbiamo visto. Non era riuscito a venire fuori. No. Ne parliamo con un giornalista molto importante, giornalista Rai, Antonello Perillo. Buongiorno Antonello. Grazie per come mi hai presentato, troppo buono, sono un giornalista. No, è un grande giornalista, le chiedo il permesso di darle il tu innanzitutto. Mi devi dare tu, tra colleghi ci si dà il tu, assolutamente, solo un piacere. Grazie Antonello. Allora, qui al mio fianco Floriana Messina, che scalpita per farti una serie di domande. Ciao Floriana, ciao. Buongiorno Antonello. Ciao. Quanto è importante per il Napoli il recupero di Lozano? Può considerarsi... Può considerarsi un nuovo acquisto? Assolutamente sì, ma guarda, io su Lozano vi stavo ascoltando e ti dico una cosa, in tempi non sospetti, cioè voglio dire, non quando Ancelotti se n'è andato, ma ben prima, cioè l'inizio della scorsa stagione, quando mi sono reso conto, come tutti d'altronde, che Lozano veniva impiegato poco ma soprattutto male, cioè il Napoli aveva acquistato un esterno destro offensivo, perché Lozano sempre così in quella posizione aveva giocato, aveva acquistato questo esterno destro offensivo pagandolo una cifra
veramente importante, addirittura l'acquisto più costoso di tutta la storia del Napoli, poi bissato da quello di Osimhen. Ebbene, Ancelotti non l'aveva mai fatto giocare nella sua posizione, ma lo stava sperimentando ogni tanto in attacco come prima punta. Dice: no, ma io immagino, penso che possa giocare pure in quella posizione, personalizzando questo ragazzo, ma soprattutto non giustificando una spesa così importante che proprio lui aveva sollecitato al presidente De Laurentiis. Non fa investire 40 milioni di euro per sperimentare, tu li fai investire quando dici: mi serve quel giocatore. Facciamo l'esempio legato ad Osimhen. Osimhen è stato pagato tantissimo, qualcuno dice forse anche troppo, vedremo, è sicuramente un ragazzo dalle grandissime prospettive, ma perché Gattuso voleva una prima punta con quelle caratteristiche, non per sperimentarlo magari in un ruolo che non è il suo. Devo dire merito a Gattuso di aver recuperato Lozano, e merito anche al ragazzo, perché ha lavorato sodo, ha lavorato duro, andava comunque anche completato un suo percorso legato alla preparazione del calcio italiano. Lui doveva mettere più potenza nelle gambe, ricordo, lo ha detto Gattuso nel ritiro quest'estate. Comunque un acquisto molto molto importante. Ieri era irrefrenabile, è stato veramente... È vero. Verissimo, verissimo. Antonello, ti faccio una sorpresa. In collegamento con noi abbiamo anche l'ex calciatore del Napoli, Pasquale Casale. Giusto per rimanere in tema di calcio Napoli. Buongiorno Pasquale. Buongiorno a voi tutti. Come stai innanzitutto? Bene, bene. Siamo un po' in emergenza come tutti, col Covid. Con la scuola siamo in didattica a distanza, quindi ho appena finito. Abbastanza stressante, ma è necessaria questa situazione. Purtroppo sì. Meno male che c'è il calcio. Speriamo che rimane almeno il calcio, perché... È vero. Speriamo che ci resta questo. È l'unica cosa che ci rimane per distrarci un po', insomma. Pasquale, possiamo darti del tu? Sì, ci mancherebbe. Perfetto, allora io sono Luca Cerchione, ho Floriana Messina al mio fianco e abbiamo in collegamento con noi anche il giornalista, oltre che della Rai, giornalista Antonello Perillo. Facevamo... Non avevo capito dalla voce, insomma. Perfetto, vabbè, Antonello Perillo è oltre che una firma storica anche una voce storica, è riconoscibilissimo, quindi facevamo una disamina riguardo Lozano. Quello che piace a me di Lozano e quello che ho sempre detto dallo scorso anno, e che ha sottolineato anche Antonello Perillo prima, che in sostanza Lozano è arrivato qui al Napoli voluto fortemente da Carlo Ancelotti e non ha mai giocato nel suo ruolo lo scorso anno, perché veniva impiegato come punta centrale o addirittura proprio nella migliore delle ipotesi qualche volta come esterno destro, ma ricordiamo che lui è un esterno sinistro, diciamo che lui parte come parte Insigne, con caratteristiche differenti ma dalla sinistra. È ovvio che è arrivato a fine mercato, non parlava la lingua italiana, non ha fatto il ritiro con la squadra, non conosceva i compagni, è stato anche caricato di responsabilità da quell'ingaggio, da quel cartellino di 42 milioni di euro, il fallimento era dietro l'angolo. Come si affronta e come si riesce a reagire, come ha reagito il Ciuchi Lozano, ad una situazione, ad una stagione come quella passata, Pasquale? Guarda, io sono parzialmente d'accordo con Antonello per quanto riguarda l'utilizzo del calciatore, perché penso in questo momento Lozano giocherebbe benissimo anche da prima punta. Io sono stato in ritiro e dai primi passi si vedeva che era un altro giocatore, a prescindere dal ruolo, perché il ruolo è importantissimo. Trovare la giusta collocazione chiaramente sviluppa, amplifica le potenzialità di un giocatore, ma il Lozano di quest'anno è proprio fisicamente poi chiaramente c'entra anche un fatto di motivazione, di un aspetto psicologico dove magari il giocatore ha più fiducia, però io l'ho visto proprio andare a 300 all'ora, cioè il ritiro più degli altri, e quindi questo secondo me la dice lunga. E mi ricordo che in estate una cosa avevo detto, che speravo che potesse rimanere, per non ripetere Antonello si dovrebbe ricordare le esperienze di Diaz. Poi vi ricordate Diaz, che venne al Napoli il primo anno, la stessa sembra Lozano, Lozano sembrava Diaz, primo anno che andava in giro, che non si trovava, che andava non è riuscito a entrare nei meccanismi del Napoli, un po' fu ceduto all'Avellino e l'Avellino magicamente esplose, no? Fino ad andare all'Inter. E quindi pensavo, speriamo che il Napoli questo giorno possa rimanere, che non si ripeta la storia di Diaz. E devo dire la verità, questa è stata una mossa vincente del Napoli. Nel momento di dubbio,
di un ambiente che non era troppo convinto sul giocatore, invece la società ha puntato su questo calciatore, e lui secondo me ha sentito questa fiducia dell'allenatore soprattutto, ma soprattutto anche della società, e quindi ha ripagato benissimo. Però secondo me fondamentalmente si è presentato in una condizione fisica notevolmente cambiata. È vero che si è presentato in una condizione fisica notevolmente cambiata, ma è anche vero che probabilmente Pasquale è stato lo stesso Gattuso a volere una preparazione differente per questo ragazzo e a rimetterlo in piedi anche fisicamente. Ah sì sì, ma senza togliere non dobbiamo fantasticare troppo sulle preparazioni, perché Napoli ha fatto 7 giorni di preparazione, di fatto 10, cioè in 10 giorni non si trova la condizione se un giocatore non si è preparato in modo adeguato. Cioè la condizione di Lozano dopo una settimana di ritiro era sorprendente, quindi sicuramente i meriti di chi ha preparato il calciatore, ma lui secondo me si è preparato, è arrivato con un'altra condizione, forse come dicevi tu ha pagato questo passaggio a metà anno dove anche certe responsabilità del momento gli sono pesate. E i casi del calcio, il calcio è bello anche per questo, all'improvviso il calciatore trova motivazione e condizione che poi gli permettono, sempre con la fiducia dell'allenatore e con l'utilizzo magari con una certa Gattuso ha un merito, ha creduto in lui dal primo momento perché l'ha utilizzato anche in tutte le partite amichevoli e in tutte le partite del campionato, insomma ha creduto fortemente in questo giocatore. Però secondo me alla base di tutto è proprio lui che si è presentato con un altro piglio, un'altra condizione. È vero. L'insieme ha fatto sì che lui rinascesse. È vero. Floriana? Antonello, volevo farti un'altra domanda. Rino Gattuso è più bravo a gestire il gruppo o a leggere in corso le partite? Antonello? Ce l'abbiamo ai nostri microfoni? Fare un'aggiunta a quello che diceva prima Pasquale Casale, che era interessante. Vai, assolutamente. Uno, per quanto riguarda Ramon Diaz, che era un gran giocatore, effettivamente è vero, cioè il parallelo c'è tutto, cioè il Napoli ha rischiato di perdere un giocatore di valore come lo era Ramon Diaz se il Napoli avesse ceduto a qualche tentazione di mercato. Devo dire che Ramon Diaz fu particolarmente sfortunato, magari Pasquale me lo può confermare, perché poi arrivò Maradona, Ferlaino avrebbe che era un grande intenditore di pallone, grandissimo, avrebbe voluto trattenerlo Ramon Diaz, ma incredibilmente proprio Ramon Diaz era uno dei pochissimi calciatori argentini che aveva un pessimo rapporto con Diego, per cui praticamente le strade di Ramon Diaz e del Napoli si dovettero separare. Poi un'altra cosa voglio dire, questo ad onore di Ancelotti, che secondo me ha gestito, e lo ribadisco, male la vicenda Lozano a Napoli, però io sono convinto che Lozano fu acquistato anche e soprattutto perché sembrava cosa fatta la cessione clamorosa, poi per fortuna non è venuta le Insigne. È vero. Insigne che era passato con Mino Raiola, c'erano delle offerte molto importanti, il Napoli si era cautelato seguendo le indicazioni di Ancelotti, alla fine Ancelotti però ripiegando sul 4-4-2 che ha utilizzato come la coperta di Linus per cercare di mantenere la squadra che non rispondeva ai suoi comandi, alla fine ha penalizzato Insigne, ha penalizzato Lozano, ed è successo tutto quello che abbiamo visto. Queste erano delle considerazioni che volevo fare. Per quanto riguarda Gattuso, io lo considero bravissimo nel gestire il gruppo, ma anche bravo, a mio avviso anche molto bravo nel leggere le partite. Ci sono state delle partite proprio quest'anno che lui ha saputo raddrizzare, non solo con qualche urlo negli spogliatoi, con ma anche cambi, con alcune mosse. Ricordo quando ha inserito Petagna e Politano che sono risultati vincenti, non ricordo più in quale partita. E devo dire un bravissimo allenatore, e il Napoli fa bene a tenerselo stretto con il nuovo contratto. Antonello, io mi permetto di aggiungere che con la partita di ieri il Napoli ha pescato dalla panchina il 17% dei gol e degli assist in totale, il che vuol dire che Rino Gattuso la partita in corso la legge benissimo, come sottolineavi anche tu, e va dato merito a Rino per questo. Sì, sì, sicuramente, ma poi ti devo dire che secondo me è molto bravo anche nel gestire le 5 sostituzioni, 4-5, lui le sa utilizzare bene, ma devo dire che De Laurentiis stesso gli ha fatto i complimenti anche in quest'ottica, dicendo che pubblicamente lo scrisse in una twittata, in tweet, sì. E bravissimo Gattuso nel gestire l'intera rosa.
effettivamente l'unico che non abbiamo mai visto all'opera è Rahman, il difensore centrale. Penso che avrà un'occasione pure lui per mettersi in mostra, ma gli altri bene o male hanno messo tutti i minuti più o meno importanti nelle gambe. È vero, Antonello, io faccio una considerazione: al Napoli non si fa mai nulla per caso. Ne abbiamo avuto due volte Mario Giuffredi, il procuratore di USAI, ai nostri microfoni, il quale a ottobre ci disse che entro fine ottobre avrebbero firmato, altrimenti si sarebbero guardati intorno. Per non aver firmato ancora, il Napoli, lo sai meglio di me, lo sa anche Pasquale, il Napoli De Laurentiis non si muove mai nel buio, non brancola mai nel buio, ma sa già dove vuole andare a parare. Il fatto che non ci sia stato ancora un accordo con gli USAI non ti fa pensare che ci sia già in mano un terzino sinistro, o che quantomeno Gattuso, De Laurentiis e Giuntoli stiano pensando di schierare proprio Amir Rahmani come terzino sinistro? No, io credo, ti dico sinceramente, che gli USAI resterà a Napoli, se mi posso sbilanciare. E ieri sono andati a finire in tribuna Goulam e Mario Rui, e mi sembra una strana coincidenza che nella rifinitura, se è vero quello che ci è stato riferito da Giuntoli, non voglio dubitare delle parole del direttore sportivo, cioè che i due sono stati mandati in tribuna perché poco attenti nella fase di rifinitura, è una strana coincidenza che sono proprio i due terzini sinistri della fascia mancina. La verità è che Gattuso sta utilizzando gli USAI con una certa continuità, e gli USAI sta rispondendo benissimo pur essendo di piede destro su quella fascia. Io credo che il mister voglia la conferma di gli USAI e non vedo per quale motivo il Napoli dovrebbe negarglielo. Poi le vie del mercato sono infinite, per carità, e sicuramente se dovessero andarsene Goulam e Mario Rui a fine stagione servirebbe un altro terzino sinistro forte in grado di competere su quella fascia con gli USAI. Assolutamente sì. Antonello, prima di lasciarci, hai una domanda da rivolgere a Pasquale Casale? Sì, no, la domanda che rivolgo a Pasquale è questa: è che lui è stato un bravissimo centrocampista, e la linea 2, il 4-2-3-1 del Napoli, Bakayoko e Fabian Ruiz, a suo avviso si completano bene? Devono forse un po' solamente sveltire la manovra, e in tutto questo Zielinski, che è un giocatore importantissimo, dove lo vede? Lo vede più magari come trequartista all'occorrenza, o si può inserire tra i due lì nella linea mediana? Chi? Non ho sentito il nome. Zielinski. Ah, sì. No, tu mi fai un assist, perché volevo intervenire su quello che hai detto tu del 4-2-3-1 quanto riguarda i sai, ma io dico sempre, per chi ci ascolta e che ha memoria degli ultimi anni, la squadra che più si è realizzata in Italia col 4-2-3-1 è l'Inter, no? E a sinistra, certo, giocava Chivu, che era mancino, ma era uno stopper, un giocatore di posizione. E quindi il problema di sai, secondo me, è tutto in che ottica il Napoli, che gioco svilupperà nel futuro. Perché se avrà un gioco del, se continuerà su 4-2-3-1 anche nei prossimi anni, penso che lui cerchi proprio un giocatore con le caratteristiche più da interditore, e in questo caso secondo me sbaglia Goulam, non è adattarsi. Goulam, che ha perso un po' di brillantezza, potrebbe essere ideale col mancino, se si convincesse di poter giocare più dal punto di vista difensivo che d'attacco. Quindi è la stessa cosa un po' a metà campo. Se noi facciamo riferimento al passato, secondo me Fabio Ruiz e Bakayoko non si sposano bene, perché lì nell'Inter giocava giocatori come Zanetti, si alternavano, Cambiasso, Thiago Motta, quindi giocatori di fisicità oltre che tecnici, ma di sostanza. Fabio Ruiz potrebbe farlo, ma ho l'impressione che lui è troppo portato a giocare questa palla, il tocco in più, e è un po' più lento di questi giocatori. Quindi cioè, il migliore è il giocatore più adatto in questo momento per giocare insieme a Bakayoko. Però, per esempio, se avessimo avuto uno come Veretout, per esempio. O anche Bennacer, la butto lì. O Bennacer, cioè questi giocatori che sappiano fare la doppia fase, ma soprattutto sappiano fare bene la fase interditiva. Fabio Ruiz lo potrebbe fare per fisicità, però per mentalità lo vedo un po' che fa fatica in questa fase. E poi lui predilige di giocare a destra, come diceva Gattuso ieri, e nell'impostazione di gioco questo può essere il limite. Quando giochi da interno destro, giochi 20 metri più avanti e più lateralmente, quindi puoi sfruttare meglio questo piede quando vieni dentro il campo, no? Da centrocampista aggiunto a centrale, può essere un limite giocare a destra per un mancino, però
penso che queste siano questa è la migliore soluzione. Zielinski secondo me è uno dei quelli più accreditati dopo, secondo me dopo Insigne, per giocare nel 4-2-3-1 da trequartista, perché è quello che c'ha passo, c'ha tiro. Mertens è chiaro soffre quella situazione, non ci, forse non ci vuole giocare, non è adatto, non ha i tempi, però Gattuso, per proseguire su questa strada del 4-2-3-1, ha necessariamente bisogno di trovare il giocatore adatto a giocare dietro la prima punta, perché è il cardine del gioco del 4-2-3-1, sennò è inutile giocare con tre trequartisti. I due esterni ci sono sempre in qualsiasi sistema di gioco, la differenza la fa proprio se tu trovi il giocatore che fa la differenza in quel ruolo, e in questo momento ha provato Lobotka, ha provato a spostare Insigne dentro, che secondo me è il più adatto, però penso che lui sia un po' restio a dover rivestire quel ruolo, insomma, però le scelte queste sono, non è che è vero. Si può fare più di questo, insomma. Allora, noi ringraziamo infinitamente Antonello Perillo per essere stato. Io vi ringrazio, è stato un piacere stare con Pasquale, che è sempre bello ascoltarlo, perché sa sempre quello che dice dall'alto della sua esperienza e della sua classe. E certo. E poi è stato bello pure stare con voi, ragazzi. Grazie. Soprattutto grazie. Anche grazie con Floriana Antonello. Messina, Antonello, sottolineiamolo. Grazie, altrettanto. Grazie. Antonello, grazie mille, ti salutiamo, restiamo con Pasquale Casale. Grazie mille ad Antonello Perillo. Grazie. Pasquale, ci sei? Sì. Allora, Floriana, un'altra domanda per te. Pasquale, quali sono le sensazioni riguardo l'esito del ricorso per il caso Juve-Napoli che si terrà oggi? Guarda, io ho sempre pensato che la partita si potesse ripetere, quindi si debba ripetere, però bisogna vedere quell'aggancio legale sulla tempistica, perché in questi casi è importantissimo, no? Bisognerebbe leggere le carte bene. Io penso, per principio, questa è una partita che si dovrebbe ripetere, perché comunque c'era la volontà del Napoli di voler giocare la partita. Poi il problema a livello di regolamento, la tempistica fra l'ingiunzione, diciamo, la decisione dell'ASE è quello che voleva fare il Napoli. Se era in tempo, come dice la federazione, come dice il procuratore federale, insomma, bisogna vedere. La partita si gioca tutto là sui tempi. Al 99,9% io penso che questa partita si debba ripetere. Beh, ce l'auguriamo. Pasquale, un'ultima domanda in chiusura. Ne avrei tantissime da farti, ma purtroppo siamo andati lunghissimi con i tempi. È stata una bellissima intervista. Per quanto concerne ieri, c'è stato un intervento su Victor Osimhen che ha portato all'annullamento poi del gol del difensore Kalidou Koulibaly per tocco di mano proprio di Osimhen, ma Osimhen ha toccato la palla perché è stato tirato giù da un difensore del Bologna. Hai seguito quell'azione? Se sì, per te lì c'era calcio di rigore oppure... Chi vuoi discutere là e capire? Io vorrei, come dice qualcuno, vorremmo sentire i dialoghi tra arbitro e VAR, come succede in altri sport dove il pubblico può assistere anche al dialogo, perché non vorrei che, è vero che c'è stato in mano, ma il fallo era precedente quello della trattenuta a terra di Osimhen, quindi per me è calcio di rigore, non c'è da discutere niente. Che vuoi dire? Anche perché tu mi insegni da ex calciatore, soprattutto tu sei stato una mezzala, quindi uno di quelli che faceva le incursioni in area, Osimhen era in anticipo sul difensore, che senso aveva lanciarsi, buttarsi a terra quando lui era primo sulla palla? No, ma non c'è discussione, lui l'ha tirato proprio giù, e quindi i difensori fanno dei falli anche assurdi a un certo punto, perché tu arrivi sulla palla, ma non è che la metti la palla dentro, quando lo tiri giù così con la VAR si presuppone che... un po' come anche Romagnoli, quel fallo che ha fatto nel Milan l'altro giorno. Insomma, sono falli che i difensori ormai vanno in panico e fanno istintivamente, ma là è fallo e basta. A prescindere dalle possibilità di Osimhen, se poteva arrivare o non arrivare sulla palla, che questo è relativo, perché c'entra relativamente la possibilità che un giocatore possa arrivare, perché se tu dai a norma di regolamento, se sei nell'area avversaria senza palle, se è un calcio 8-1, è sempre calcio di rigore di espulsione. È vero. Non necessariamente ci deve essere la palla per essere calcio di rigore, ma lì c'era anche la palla che poteva giocare Osimhen, quindi, però lì è fallo e basta.
io difficilmente mi esprimo così, no? Perché c'è sempre l'attenzione del dubbio, bisogna stare vicino, però lì è netto. Insomma, poi vai a vedere la VAR, io questo non capisco. E secondo me dovrebbe cambiare anche questo regolamento. Se l'arbitro che sta in campo non vede, non dovrebbe più decidere. No, Pasquale, allora ti spiego, il discorso è semplicissimo. Sulle trattenute, il VAR non può intervenire, non può richiamare l'arbitro all'on field review. Per quale motivo? Perché la discrezionalità della trattenuta è dipendente dal fatto dell'intensità della trattenuta stessa, quindi l'intensità non può essere valutata dal VAR, bensì da chi è in campo, ovvero dall'arbitro. Quindi là o fischia l'arbitro o non fischia nessuno. Sono d'accordo, hai detto una cosa giustissima, però se l'arbitro in campo non ha visto la trattenuta, no? Quindi non ha valutato l'intensità, come fa poi ad andarla a vedere per il video, se proprio il principio che dicevi tu, che non può vedere l'intensità dal video? Non ti sembra una contraddizione questa? È assolutamente un controsenso, infatti il protocollo VAR andrebbe rivisto e Rocchi ieri... In questo caso l'intensità la VAR non può vederla, deve vedere l'altra. Se l'arbitro non l'ha visto, poi la VAR chiama l'arbitro, l'arbitro va a vedere dal video, va a giudicare l'intensità o invece il colpo, il movimento che non l'ha visto. Però io, per me è una contraddizione, ci dovrebbe essere intanto una separazione di carriere, perché questi devono imparare a fare meglio il loro mestiere. Vero. Se arbitrano in campo, poi vanno a lavare, poi ritornano in campo, poi secondo me si arriverà a una distinzione, proprio una separazione dei ruoli. E poi io ripeto, l'arbitro che non vede in campo, secondo me dovrebbe essere tagliato fuori dal giudizio finale, a meno che non chiede lui la VAR, la chiede lui e va. Questo non avverrà mai, sappiamo la classe arbitrale quanto sia suscettibile da questo punto di vista. Pasquale, noi siamo in chiusura, ti ringraziamo infinitamente per essere stato ai nostri microfoni. Grazie mille all'ex calciatore, non solo del Napoli, Pasquale Casale. Grazie mille Pasquale. Grazie a voi, buon lavoro. La Lazio rischia grosso se verrà confermato che ha mentito sui tamponi. Si ipotizza il reato di epidemia colposa e frode. Ragazzi, qui non si scherza, la Lazio pare che abbia mentito riguardo le positività di alcuni calciatori, tra cui Ciro Immobile, e qualora dovesse essere confermata, e c'è un'indagine in corso, qualora dovesse essere confermato questo illecito, potrebbe rischiare addirittura il presidente Lotito, chi per esso, di essere perseguito per epidemia colposa. Questa è una cosa gravissima, ragazzi. Noi siamo al limite di un nuovo lockdown, gli ospedali sono saturi, non c'è abbastanza assistenza medica per tutti e i calciatori. Io non metto in dubbio l'onestà come persona, ma poi come calciatore di Ciro Immobile, quindi spero che non sia così e credo che non sia così. Floriana, il problema è che se il centro di analisi ti dice che tu sei negativo, tu scendi in campo normalmente, là c'è stato qualcosa sotto che è da curare, non dipende dai calciatori. Vedremo. Ne parliamo con il nostro prossimo ospite. E che ospite? Lo scrittore. Se lo vuoi sentire, vai. Buongiorno, Angelo Forgione. Sì, pronto, buongiorno. Ciao, sì, siamo CRC. se ci vuoi sentire, vai in macchina. 100.5 è la frequenza. C'è un amico che. Hai fatto bene, Angelo, bravissimo. L'ho mandato a sentire la radio. Basta che l'hai mandato a sentire la radio e non altro. Esatto, perdonatemi. Allora, abbiamo subito qui Floriana Messina per te. Buongiorno, Angelo. Vado subito con la domanda. Buongiorno. Se la Juve avesse dovuto affrontare una delle milanesi e non il Napoli, credi che la partita sarebbe stata rinviata subito? Oddio, non credo che sia così. La domanda è un po' perniciosa, nel senso che forse è un po' proditoria, vuole provocare, ma non credo che sia così. Ok, non sarebbe successo, non sarebbe cambiato nulla, quindi. No, questo, non sarebbe cambiato assolutamente nulla. Questo ci fa piacere. Mentre invece una domanda da parte mia, non ci siamo ancora presentati, sono Luca Cerchione. Per quanto concerne il caso ieri di Mario Rui e Ghulam, come l'hai interpretata tu? Noi abbiamo sentito prima Giuntoli nel prepartita che ha detto che durante il riscaldamento non si stavano impegnando e quindi Gattuso li ha mandati in tribuna. Poi lo stesso Gattuso ha contraddetto Giuntoli nel post partita, ha detto che i ragazzi nell'allenamento del sabato non si erano impegnati, avevano fatto delle grosse passeggiate e di conseguenza aveva ritenuto necessario punirli. Vabbè, questo è il modo di intendere i rapporti dello spogliatoio da parte di Gattuso. Poi chiaramente c'è dell'altro. È evidente che essendo due calciatori che ricoprono sostanzialmente lo stesso ruolo, evidentemente c'è un problema, come dire,
di, chiamiamola, invidia nei confronti di altri calciatori che magari giocano, loro si sentono pronti a ricoprire quel ruolo di titolare e forse vengono presi meno in considerazione, hanno creato dei problemi, quindi magari l'allenatore col suo polso fermo che ha le avrà mandati in tribuna, ma questo l'abbiamo visto fare anche con Lozano. Ma sì, con Allan anche a suo tempo. È venuto fuori alla grande, vero. Questa chiave di lettura dell'invidia non l'avevo ancora sentita, no, da nessun giornalista. Complimenti, Angelo, complimenti. E Angelo, un'altra domanda. La storia personale di Victor Osimhen, fatta di grosse differenze e sacrifici, lo ha aiutato ad integrarsi così velocemente nel Napoli e nella mentalità napoletana? Io francamente non lo vedo ancora perfettamente integrato, devo dire la verità. È ancora in un processo di conoscenza dell'ambiente e anche della squadra. Però sicuramente i calciatori africani vengono da situazioni di vita molto complesse, quindi piuttosto che venire da paesi del nord dove magari lo stile di vita è migliore, delle difficoltà di vita ti portano comunque a intraprendere meglio questi cambi di vita che loro hanno, perché poi passare dal paese di origine alla Francia, poi magari in Italia, poi Napoli è una città un po' particolare, quindi non si è anche specifica come città, quindi credo che poi alla fine lo abbia aiutato molto anche il suo progresso. Sicuramente noi battiamo fortemente su questo punto, perché Victor fin dal ritiro di Castel di Sangro è sembrato molto integrato nel gruppo e nella squadra. Un'ultima domanda da parte mia, perché siamo in chiusura, Angelo. Quanto è importante avere in campo un leader come Lorenzo Insigne, che oltre a essere un leader e un grande calciatore è anche uno molto legato alla maglia e alla città? È importantissimo, però è anche un peso per lui. Lui soffre nei momenti difficili, oggi non ce ne accorgiamo perché il calcio oggi è diverso, non c'è il pubblico intorno, quindi le pressioni dell'ambiente le soffre un calciatore, le soffre di meno, soprattutto l'ambiente, quando parlo di ambiente parlo di stadio. Sappiamo bene che Insigne è un calciatore che è chiamato a dare di più in quanto napoletano, soffre molto la maglia, soffre molto anche il ruolo di capitano, che io francamente darei a qualcun altro, ma non perché Insigne non è in grado di portarlo, ma per scaricato di certe responsabilità. Però evidentemente anche il rendimento ottimo che sta avendo Insigne in questo periodo è frutto del fatto che magari le partite si giocano senza spettatori e quindi lui ha la possibilità di fare delle cose che magari in altre situazioni non farebbe, nello specifico magari qualche tipo a giro che probabilmente in altre occasioni non farebbe perché lo stadio lo fischierebbe al primo errore, e invece non essendoci il pubblico lo può provare, gli riesce, come nella situazione di Benevento per esempio. Esatto, stavo per ricordarti appunto Benevento. Meno male che Lorenzo ha le spalle abbastanza larghe, soprattutto in questa fase di crescita che lui ha avuto nel Napoli negli anni. Man mano è migliorato e ci ha fatto il callo anche talvolta, sai, ai fischi, perché come dici tu ci si aspetta sempre tanto da Lorenzo, però io credo che Lorenzo adesso sia pronto per caricarsi sulle spalle squadra e popolo napoletano, e questo è l'anno buono, secondo me. Ma non lo diciamo, sì, anche perché buono. È un calciatore della nazionale, quindi ha una certa responsabilità, ormai è anche un uomo immagine, credo che sia anche il caso che lui decida veramente cosa vuole essere da grande, e penso che questo periodo lo possa aiutare. È verissimo. Ringraziamo infinitamente Angelo Forgione per essere stato ai nostri microfoni. Grazie a voi. Grazie Angelo. Non sapevo di essere in diretta. Ma va, figura, siamo tra amici, non ti preoccupare. Grazie mille. Ciao. Grazie, ciao. Grazie a voi. Rientrati in studio, è il sogno nel cuore. Floriana, abbiamo giusto il tempo per fare i saluti. Innanzitutto mandiamo un grande abbraccio, bacio in bocca al lupo al nostro compagno di avventure Diego Maradona Junior. Speriamo di vederlo presto. Assolutamente. Perché ci manca tanto. Ci manchi Diego e vogliamo assolutamente che lui ritorni in forma quanto prima. Grazie mille a Floriana Messina per essere stata al mio fianco oggi. Grazie a te Luca. Grazie mille a DJ Robby Maravolo in regia, Mary G alla regia a video. Ringraziamo il nostro capo ufficio stampa, ringraziamo la nostra redazione che fanno un grandissimo lavoro di backstage, non vengono mai inquadrati. Da Luca Cerchione e il sogno del cuore è tutto, ci risentiamo domani dalle 13. Ciao!